Dunque, la filosofia è solitamente considerata una disciplina, in senso proprio, non letterale, no? Come un dominio del sapere. Un eroe filosofico, non dimenticare, è pur sempre Socrate, no? Cioè, il pensatore che si muove, che pone interrogativi. E in questo senso la filosofia forse è associabile ad una pratica, pur essendo legata ad una concezione invece teoretica, completamente teoretica. È una pratica paradossale, quindi, è proprio come una performance, che è un fare qualche cosa per generare dei percorsi. O è soprattutto una pratica di interrogazione. E la capacità di costruire dei contesti che fanno nascere delle domande, di ristrutturare anzi le domande, non è qualcosa che fornisce delle risposte. È chiaro che c'è una vicinanza tra la filosofia e l'arte contemporanea. Sottolineo l'arte contemporanea e non l'arte in generale, perché l'arte in generale è chiaramente invece nata da quando esiste, è pur sempre una cosa moderna, ma è nata essenzialmente come un fare. Anzi, per tanto tempo la pittura prima e la scultura ancora per tanto tempo sono state considerate delle arti meccaniche, quindi applicative, quindi basse. In realtà l'arte contemporanea, da che è contemporanea, e bisognerebbe capire da quando, è anch'essa una pratica che non fornisce risposte. Le opere d'arte non sono delle risposte. C'era un bell'aforisma di Duchamp a questo proposito che dice: non esistono problemi, ci sono solo soluzioni. Ecco. Esistono le domande sostanzialmente. E in questo senso l'arte intesa come pratica contemporanea ha questo aspetto performativo mai concluso che credo sia avvicinabile a quello che è oggi il pensare filosofico. L'autoriflessione, secondo me, è proprio il carattere centrale del contemporaneo. Qualunque cosa oggi un artista faccia, include anche il pensiero sui modi, sui mezzi, sui tempi e sulle forme con cui lo fa. Provo a raccontarti un aneddoto che riguarda un pensatore, diciamo un teorico di inizio Novecento, si chiamava Ricciotto Canudo. Questo personaggio abbastanza bizzarro era di Bari, ma poi si trasferisce a Parigi, no? Quindi lo soprannominano, i suoi ex concittadini lo soprannominano le Parisienne, invece che le Parisienne perché era andato a Parigi. E lui aveva capito subito, tra i primi, all'inizio Novecento, l'importanza del cinema. È uno dei primi che fonda, per esempio, un cineclub e lo chiama il club della settima arte. Per lui il cinema era veramente un'arte, ma non un'arte tra le altre arti, ma proprio l'arte che le avrebbe riunite tutte, perché c'era dentro la pittura, la fotografia, la danza, la musica, tutto. Non è andata così, perché oggi esistono ancora la danza, la fotografia, la pittura e la scultura esistono ancora. Però oggi, per esempio, dipingere e scolpire sono delle attività che un artista fa solo nella misura in cui ragiona sullo status di quella particolare arte. È possibile dipingere soltanto a patto che chi lo fa abbia presente la storia della pittura. Un caso direi molto evidente in questo senso è quello di Gerhard Richter, no? Il più grande pittore vivente, forse lui. Però è un lavoro che contempla tutto un enorme lavoro di archiviazione di immagini, lui usa la fotografia, si muove con altri mezzi, cioè è
ogni suo quadro è un quadro che contiene dentro una riflessione su che cos'è un quadro e che cosa significa dipingere. Ecco, l'autoriflessività è questa. È da un lato una evidente sciagura, perché è chiaro che noi non possiamo più permetterci l'uso dell'ingenuità. Da quell'altro, secondo me, è un fantastico guadagno, perché significa che l'arte contemporanea oggi è un pezzo estremamente rilevante della nostra contemporaneità, che ci aiuta a capire che cosa significa essere contemporanei. Allora, quando si parla di arte contemporanea, un problema che emerge immediatamente è quello della sua data di nascita, diciamo così, no? Mi è capitato, appunto, per scrivere questo libro sulla filosofia dell'arte contemporanea, di affrontare questo problema, perché se si considerano un po' di resoconti scritti da saggisti o da storici dell'arte, si vede che non c'è assolutamente una concordanza, assolutamente. Cioè, per taluni il contemporaneo inizia con l'Orinatore di Duchamp, per altri inizia invece con Van Gogh, il grande, diciamo, iniziatore contemporaneo. A me è capitato, appunto, di rendermi conto. La scoperta non è mia, insomma, di Jean-Jacques Lebel, ma insomma che, per esempio, forse il primo vero e proprio ready-made è opera di Victor Hugo, che non era solo uno scrittore, ma anche un pittore, tra l'altro molto interessante, e tra le sue carte è stato trovato questo ciottolo che lui trova su una spiaggia, lo firma e gli mette anche una data, e siamo nel 1856, quindi è veramente un oggetto trovato. Il dramma è che più si torna indietro, più potremmo trovare episodi di questo genere qui, no? E allora bisogna reimpostare il problema, non trovare una soluzione anche qui. Il problema è veramente la domanda. Domandarsi quando è iniziato il contemporaneo è una domanda tipicamente contemporanea. Cioè, perché è tipicamente contemporanea? Perché è tipicamente una domanda riflessiva. C'è una domanda sulle proprie origini. Questa domanda qui non poteva venire posta, essere posta in un dominio come l'arte, che si giustificava di per sé, era giustificata dalle sue stesse opere. È una domanda che sorge nella contemporaneità. Il punto di inizio non c'è mai. Il punto di inizio è una specie di forma prospettica che ci diamo noi dal punto dove siamo arrivati. C'era un lavoro di Salvo, che è un pittore, ma uno che ha riflettuto anche lui sulla pittura, e prima viene comunque da un percorso concettuale, che aveva fatto quest'opera dove c'erano i nomi di questi grandi predecessori dell'arte, e poi c'era questa scritta: "Io sono il migliore", no? Io sono il migliore perché io sono l'ultimo. Cioè, la cosa interessante forse del contemporaneo è che la contemporaneità come tale non è il pezzo più recente di una storia che si è sviluppata in maniera lineare, ma è il pezzo in cui noi riflettiamo su tutto il passato. Quindi per noi contemporanei la linea del tempo non vale più. Noi siamo costretti a domandarci quando le cose sono iniziate. Questa domanda, secondo me, costituisce il contemporaneo. Questo tema dell'autoriflessione è centrale nell'arte contemporanea, è la fine dell'età dell'innocenza, ecco, la fine dell'ingenuità. Noi viviamo in un tempo in cui è impossibile essere ingenui. Se lo sei, automaticamente, in particolar modo nel campo dell'arte, sei fuori dall'arte. Come dire, il tipico personaggio che si mette a dipingere sotto l'estro creativo, magari fa degli egregi quadri, ma quei quadri lì non sono arte, intesa in questo senso. Però, d'altra parte, qual è lo spazio allora che rimane all'autentica creatività? Come mai di fronte a certe cose comunque ci emozioniamo, e di fronte ad altre che sembrano il catalogo, la rimasticatura di qualche cosa di già visto, ci lasciano alla fine anche indifferenti o risultano stucchevoli, insomma. Io penso che oggi,
questa forma autoriflessiva non andrebbe assolutamente letta come un esercizio intellettuale di sguardo sul passato. Mi spiego meglio. Io ho la netta sensazione talvolta, di fronte alle opere d'arte migliori, di fronte ai pensieri migliori, se si tratta di un filosofo, che noi non siamo alla fine di qualcosa, ma siamo veramente all'inizio. Siamo in un punto aurorale molto eccitante. Trovo un'avventura fantastica. La possibilità che ci è offerta storicamente, oggi, nel contemporaneo, di una completa libertà di rilettura di tutto il passato. Questa prospettiva la trovo grandiosa e fantasticamente esaltante, lasciatemelo dire. Cosa sto dicendo con questo? Che veramente noi oggi siamo di fronte alla possibilità di rileggere completamente la storia dell'arte, per esempio. La storia dell'arte è completamente riutilizzabile, a patto appunto che non diventi una specie di, no, di passaggio scolastico. Rilettura vuol dire, ma non lo so, per esempio, una cosa di cui mi occupo sono i rapporti tra cinema e arte contemporanea. Ma forse non è che ogni tanto alcuni artisti contemporanei si sono dedicati anche al cinema o al video. E se quel paradigma lì invece andasse riletto come la chiave che ti permette di capire completamente ex novo tutto quello che è stato fatto dai pittori contemporanei, io penso che noi siamo in un punto storico in cui dobbiamo riscrivere i nostri, diciamo, libri fondamentali. Sono i manuali da riscrivere. I manuali di storia dell'arte non funzionano più, ma neanche quelli di storia del cinema. Perché mancano delle cose più interessanti. E quali sono le cose più interessanti alla fine? Le opere d'arte più interessanti? Le opere d'arte più interessanti sono quelle non classificabili con le griglie di cui noi ci siamo serviti finora. Quindi riscrivere, riguardare il passato, non vuol dire rimirarlo come facevano i neoclassici. Ma vuol dire completamente un atto più che visivo, mentale, cioè di completa ristrutturazione delle nostre griglie mentali, delle nostre stesse discipline. Cinema, io non so esattamente cosa significhi, ma forse anche pittura, arte, scultura, cioè sono categorie che andrebbero completamente riviste, come anche quella stessa di storia e forse anche quella di filosofia.